mano, stendiamo le nostre mani verso di loro. Dove c'è il batterista? Eccolo. Signore, la tua parola dice che la raccolta è molta, ma gli operai sono pochi. La tua parola dice che la raccolta è molta, ma gli operai sono pochi. E ogni volta, Signore, che una persona, un tuo figlio, una tua figlia dice: Signore, emme a chi? Eccomi, invia me. Invia me. C'è festa nei cieli. C'è festa nei cieli. Perché c'è bisogno di operai che abbiano come priorità ubbidirti e servirti. Signore, grazie per questi figli e per queste figlie che tu mi stai portando. Figli leali, fedeli, che portano frutto e porteranno frutto al 30, al 60 e al 100 per uno. Padre, io dichiaro che tutto quello che viene seminato su Antonio e su Palma dà frutto e si moltiplica, perché loro hanno il DNA della moltiplicazione, il DNA della moltiplicazione. Signore, in questo momento, con l'autorità che tu mi hai dato, come apostolo, insieme al pastore Marco, stai qui. L'invio come tuoi pastori. Il Signore gli ha detto a Pietro: Pietro, mi ami? Sì. E allora pasci le mie pecore. Signore, che su di loro scenda ora un amore mai avuto prima per le tue pecore, per le anime perdute, Signore. Un cuore di padre, un cuore di madre, Signore, per queste anime che cercano, che sono perdute, Signore, perché tu sei andato su quella croce per le anime. Hai versato fino all'ultima goccia del tuo sangue per le anime. Signore, invia figli e figlie nella casa tua, che tu affidi a Antonio e a Palma. Che ci sia sempre ordine in questa casa. Che ci siano cieli aperti su di loro. Dichiaro cieli aperti, dichiaro favore e grazia. Dichiaro che si attiva questo DNA di moltiplicazione. Grazie, Signore, perché tu hai aperto i loro occhi spirituali, le loro orecchie spirituali. Grazie perché loro non sono assalariati, loro amano servirti. Signore, grazie perché attraverso il processo che tu li stai facendo passare, li stai rafforzando, li stai portando a un'altra dimensione di fede. Padre, io dichiaro che da oggi in poi tutto sarà diverso, tutto sarà diverso, niente mancherà, niente sarà solo sufficiente, ma diventerà abbondante e sovrabbondante. Grazie perché tu benedici, Padre, per la loro ubbidienza, il loro matrimonio, i loro figli, il loro ministero, la loro economia, la loro salute, ogni cosa che fanno. Chiudi ogni porta che non viene da te, spalanca le tue porte. Che questo sia l'inizio di un destino glorioso ministeriale. Un destino glorioso ministeriale, perché è l'inizio della vostra chiamata. È un nuovo inizio. È un nuovo inizio. Il Signore dice: è un inizio. Non terminerete così. Avrete altri nomi. Questo è un nuovo inizio. Signore, forma il cuore da pastore, forma il cuore di un pastore,
un cuore misericordioso, paziente, che si commuove. Dagli la saggezza di saper amministrare l'unzione, di saper amministrare il tempo. Signore, grazie Padre, con l'autorità che tu mi dai, io li benedico e li invio nel loro territorio in maniera legale. Io li invio perché si espandano al nord, al sud, all'est, all'ovest e portino frutto. E Padre, io dichiaro che ovunque loro vanno, il regno di Dio si manifesta e il regno delle tenebre retrocede. Grazie Padre, grazie, perché sono due strumenti potenti nelle tue mani, Spirito Santo. Sigillali oggi con il sangue dell'agnello, nel nome di Gesù Cristo.